Allora, no, io penso che la Lega probabilmente sarà sotto il 30. I 5 Stelle, facendo questa campagna elettorale, che poi spiegherò, sono riusciti secondo me a recuperare. Avremo un PD che sarà tra il 20 e un po' sotto. Ah, sotto? Tra il 20 e sotto, io credo che nel senso. Dove Posso sei dirti tra il una cosa che è 20? successa, che in questa campagna elettorale, io l'ho pure scritto. Moretti, faccia riscongiurare tranquilla, non mi Secondo me si è creato un occupare. meccanismo perverso in tutte, come diceva bene prima Ferruccio, nel senso tu parti da un presupposto, guarda ad esempio l'ultimo scambio di accuse sull'abuso d'ufficio, probabilmente è soltanto una cosa che durerà un giorno, però quello che noi abbiamo avuto in questa campagna elettorale, io l'ho chiamato i due manipolatori, un meccanismo in cui ci sono state grandi, pesanti accuse gli uni con gli altri, ma creando un meccanismo per cui, paradossalmente, se tu vuoi votare il governo, voti uno dei due. Se vuoi votare contro Salvini, voti Di Maio. Se vuoi votare contro Di Maio, voti Salvini. Questo è il meccanismo che loro hanno messo in piedi. E questo Quindi meccanismo a noi ci sembra una follia, però ha una sua invece ha una logica fatto. che in Immaginati se una qualche cosa. modo crea problemi Gli ultimi all'opposizione. sondaggi, guarda la contraddizione, gli ultimi sondaggi, Allora, quelli che si potevano dire. scusate, Augusto, sto parlando con l'Agicom, Augusto Minzolini esprime opinioni personali, Ah, non ha certo. letto nessun sondaggio segreto, si riferisce agli ultimi sondaggi ufficiali. Nell'ultimo sondaggio ufficiale, ma credo che sia andato avanti per tutta la campagna elettorale, la somma dei due partiti della maggioranza portava oltre il 50, al 52%. Però c'è un dato che va avanti da mesi, per cui il 60% degli italiani pensa di star peggio dell'anno scorso. Il che significa che c'è una contraddizione palese tra i due dati, perché occupando la scena e diventando addirittura alternativi a se stessi o presentandosi alternativi a se stessi, facendo, diciamo, questa manipolazione della campagna elettorale, uno può immaginare che se io voto Salvini, voto contro Di Maio perché non mi piace, perché è incompetente. Se voto Poi per. martedì si mettono a Palazzo Chigi, fanno pace. Bravissima!